Pam pam pam. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qui con una nuova live streaming, come al solito, tutte le sere, ore 8:30. Però stasera sono partito prima, quindi volevo dirvi una cosa prima di iniziare. E mi farebbe piacere che tutti mi ascoltate in questa cosa, ecco. Non andiamo troppo nel dettaglio. In descrizione, al primo rigo, ci sta l'evento di Pomigliano d'Arco. Pomigliano d'Arco, un paese in provincia di Napoli, dove faremo un evento che si chiamerà Arena FIFA. Questo evento è aperto a tutti, quindi potete venire lì gratuitamente per parlare con me, per stare con me lì. Però attenzione, c'è anche due tornei di FIFA, un torneo Under 16 e un torneo Over 16. Il torneo Over 16 ha come primo premio 500 euro in contanti e abbiamo messo dei premi in denaro, mentre il torneo Under 16 ha dei premi come PlayStation e queste cose qui. Trovate in descrizione tutte le info dell'evento e mi raccomando ragazzi, la prenotazione è importante, quindi se volete venire a giocare questo torneo, se volete venire lì per stare una giornata in compagnia con Tonitubo, se volete in qualsiasi modo partecipare, trovate tutto in descrizione. Quindi mi raccomando ragazzi, mi raccomando, non fatevi sfuggire questa occasione. Detto questo, benvenuti a tutti in live. Purtroppo le feed stanno un po' ritardando a partire. Aspettiamo un secondo. Pure perché ho sbagliato a scrivere il titolo. Prendiamo la lana con i giocatori scambiabili. Ecco qua. Ho aggiornato il titolo perché un'altra cosa bella che è successa oggi, ovvero è quella lì che, a parte che mi hanno dato, ma non so se è successo pure a molti di voi, oggi FIFA si è aggiornato, oggi ho avuto l'aggiornamento FIFA, quindi questo aggiornamento ha fatto sì che praticamente arrivasse niente feed, no? Vabbè, stanno partendo piano piano. Se volete aiutarmi, lasciate un bel pollicione in su, che YouTube purtroppo funziona in questo modo, che più lasci like e più va nei consigliati. Quindi se mi volete dare una mano, a voi non vi costa nulla, un bel pollicione in su e mi state aiutando tanto. Dicevo, ieri praticamente alcuni utenti hanno ricevuto un obiettivo giornaliero con un giocatore scambiabile, altri utenti come me non l'hanno ricevuto, nel senso non avevano la sfida negli obiettivi giornalieri per avere il giocatore scambiabile. Cosa è successo? Che quando ho fatto l'accesso dopo mezzanotte, praticamente mi ha dato un giocatore del Bayern Monaco, come ve lo faccio vedere, me l'ha dato senza fare nulla, ha fatto ci scusiamo per... è uscito un messaggio, e i fan di FIFA ci scusiamo per il disagio che abbiamo creato, per il problema che c'è stato, ti abbiamo ricompensato con un giocatore non scambiabile. Mi hanno dato questo tizio qua, Zagadou. Quindi adesso ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... e 11 con questo qua, quindi ho 11 giocatori, ma siccome poi quando mi ha dato questo mi sono casato, ieri notte mi sono messo e ho giocato delle Rivals da solo, infatti sono a livello 2, qualche altra partitella ce la dovevo fare perché comunque sta settimana i premi li voglio sempre di livello 1, dato che ci sto lì, vedi, mancano 2 giorni adesso, un giorno e 11 ore, dai, alla fine non è che ci vuole assai per fare sti punti. Detto questo, dice, infatti dopo andremo a giocare su Twitch e faremo qualcosa del genere. Ho completato l'obiettivo settimanale, ho aspettato di stare in live per riscattarlo, quindi 1000 like lo riscattiamo, vedi, se faccio così il like lo mettete. Andiamo adesso a vedere un attimo perché è uscita una sfida particolare che molti utenti stanno avendo, e Dortmund non Bayern, perché ho detto Bayern, ho sbagliato a dire. Allora, molti stanno avendo problemi con questa sfida, nel senso che non riescono a riscattarla. Perché dice che ci vuole... Allora, io ho letto questa cosa, dice che ci vuole... Praticamente ci vuole 85 d'intesa. Mo non so se sta cosa le per oppure non le per, non ho idea. Però io nel dubbio... Allora, guarda quanti brasiliani c'ho di Ligan. Vai, metti tutti i brasiliani... no, Luiz Gustavo mi sembra un po' esagerato. Metti questo qua e tanta roba. Poi qui andiamo a mettere Ciocci di Premier. No, mi piace. Facciamo Ciocci di Liga Santander Spagnoli, dai. Ok, allora 1, 2 e 3. No, scusami.
Vabbè, basterà fare così. Ok. Ecco qua. Invia. Ok, a me me lo fa, quindi non è un problema. Era 85 d'intesa, che però non si legge in queste sfide. Se andate sull'app, vedete che la leggete 85. Alla fine basta avere un giocatore del Benevento o del United. Io ho usato omaggio del Benevento. Ho fatto 4 di calcio B, tutti italiani qua. Poi ho messo 3 vedi brasiliani di Liga A e 4 spagnoli qua. Tranquillamente fa il 100 d'intesa senza problemi. Guardate qua. Fai il 100 d'intesa senza problemi proprio. Se fai così, se ce l'hai soprattutto con la fedeltà. Senza fedeltà, quanto può rimanere dietro? Può rimanere un 95, un 92. Quindi ci sta. Ok, consegniamo questa sfida. Prendiamoci il pacchetto Euro Premium Maxi. Oggi purtroppo, ragazzi, non è uscita tanta roba sul mercato di Foot. Non è uscita tanta roba perché... Chi è? Già abbiamo una donazione. Ciao Giuseppe Vella, grazie mille. Dicevo, non è uscita tanta roba e quindi noi stasera ci andiamo a fare un bel David Trezeguet, che lo volevamo provare, quindi ce lo andiamo a fare. Soprattutto perché? Perché poi dobbiamo fare una vendita, dato che adesso ieri sera, per chi si è perso la live su Twitch, ieri sera abbiamo fatto questo giocatore qua, ragazzi, Claude Makélélé. Quindi abbiamo completato Claude Makélélé, molto buono, molto buono. È come un Kanté, però l'unica differenza che ha, c'è il tiro un po' più basso di Kanté, però alla fine le stats in game rende molto 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 come Kanté. Quindi ci sta. Allora, andiamoci a completare un attimo la sfida. 1000 like siamo arrivati. No, voglio, ma state dormendo con i like ormai. Ormai siete talmente abituati a Twitch che non lo mettete in like, che su YouTube sto perdendo proprio quel un profutto proprio apposta. Cosa ne pensi del maltempo? Un padrone della vita, Gesù ha voluto che venisse il maltempo, che devo dire io? Non è colpa mia, che vuoi che ti dico? Allora, durante il Black Friday si abbasseranno i prezzi, non tantissimo, perché metteranno solo i pacchetti. Di solito i Black Friday dovrebbe essere il momento in cui fanno i Lightest Round. Però non è detto che li fanno. Allora, eccolo qua ragazzi, 12esimo giocatore scambiabile, quindi andiamoci a completare. Quindi l'Allana, un'altra cosa pure che devo fare è riscattarmi sempre la mia qualificazione alla CE. Ecco, riscatta accesso alla Weekend League, perché se no mi dimentico. Perfetto. Ok, dicevo, andiamo un attimo a fare i Foot scambiabili. Allora raga, noi ne abbiamo 12 in questo momento. Potremmo prendere un pacco Oro Prime da 45.000, dove non ti esce manco lavagna mai nella vita. Quindi sto pensando di prendere l'Allana. Cioè, il Sharawi è molto forte, però preferisco prendere l'Allana, perché un centrocampista completo come lui va meglio come riserva di un attaccante veloce come Elsha, che è vero ha 90 di velocità e tanta roba, però siccome io nel mio caso ho Depay, non mi attira tanto tantissimo mettere a El Shaarawy, capito? Perché c'ho Depay che comunque il suo lo fa. Quindi farò l'Allana, voglio più un centrocampista difensivo, perché poi con Kanté e Makélélé, magari in una situazione di 120esimo minuto o no, cioè tipo di supplementari, ho bisogno di far entrare un giocatore come lui e non un giocatore, che ne so, come El Shaarawy. Allora, come vedete, ce l'avevamo preparata questa qua. Vabbè, preparata. In realtà puoi mettere i giocatori a caso, non c'è bisogno di intesa. Basta che metti 6 giocatori, vedi? Non è che c'è bisogno di intesa, tanto te la dà comunque. E il premio è 250 crediti, proprio per dire, giusto, dobbiamo mettere qualcosa. E invece in quest'altra qua, allora, resetta, speciali, start crescente. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quindi andiamole a mettere così. Dai. Bam 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 pam 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 pam. Ecco qua. Ovviamente ragazzi, non c'è bisogno, inutile ve lo dico, non c'è bisogno di
mettere chissà quale intesa o cose del genere, perché comunque alla fine la squadra va lo stesso. Quindi, fatti anche questi 6, andiamo a comunicare la rosa e prendiamoci il nostro Lallana, ragazzi. Eccolo qua. Benvenuto Adam Lallana 86. Fai vedere se ci fa vedere il workout. Ce lo fa vedere. Oddio, quanto è bello. Foot 19, guarda com'è bella la carta dietro. Verde che gira, spettacolare. Liverpool. Wow, bellissimo sto workout, eh. Bello veramente. Tanta roba. Premi scambi di foot, eccolo qua. Pure io ne ho 11, sì, uscirà un altro, sono 13 in totale, quindi ancora ne manca uno. No, sono 14 in totale, perdon. Sono 14 in totale. Però se adesso stai a 11 significa che ne hai persi già due. Ne tieni un altro ancora da prendere e basta. Ragazzi, siamo a 980 like. Mi raccomando, arriviamo a 1000 like. Dai. Allora. Pom pom. Pom pom. Ragazzi, per il fatto di Fius e Home ve lo spiego su Twitch dopo. Non me lo chiedete qua su YouTube. Quindi, se volete sapere cosa è successo, fatevi l'account Twitch e venitemi a seguire su Twitch che vi spiego tutto quello che è successo. Allora, Lallana, perché è un fatto lungo, dobbiamo parlare per tanto tempo, quindi è inutile ve lo spiego adesso su YouTube, che la live qui su YouTube cerco di farla più piccola in modo che rimanga da rivedere anche dopo. Infatti voglio ringraziare, ne approfitto adesso all'undicesimo minuto di live, tutti coloro che mi riguardano in un secondo momento e mi dicono che mi stanno dicendo: Tony, mi piace questo fatto che fai video di mezz'ora belli concreti, cioè che in realtà non sono video, sono live, però grazie comunque. Se vuoi assistere in diretta basta venire tutte le sere alle 8:30 qui su YouTube, attivare la campanella, iscriversi attivando la campanella. Allora, Lallana l'abbiamo preso, tanta roba. Ora, cosa ci è rimasto da fare? Il nostro David Trezeguet. Intanto abbiamo quindi il pacchetto della sfida, quindi l'Oro Premium Max. I pacchetti promo non sono usciti oggi, quindi però perché ci stanno i pacchetti che durano, quelli la Prime, che roba così, che ci siamo aperti ieri dove non abbiamo trovato un cazzo, quindi tranquillo. Sono pacchetti che durano più giorni, quindi sticà. Vai, pacchetto Oro Premium Max, vediamo se esce un bel workout, non uscirà mai nella vita. È cambiata l'animazione, raga. Col nuovo aggiornamento è cambiata l'animazione dei pack. Che spettacolo! È cambiata l'animazione dei pack. Non ha mai fatto la cosa così. Io pensavo che quello là che ha fatto vedere di Lallana era una cosa speciale, no? Per Lallana. Quindi non ci ho fatto caso. È stata cambiata l'animazione dei pack. Quindi vuoi vedere che. Vuoi vedere che. Ci sarà un modo per capire finalmente quando è lavagna e quando non è lavagna? Vuoi vedere che ci sarà un. Allora, adesso facciamo una cosa. Prendiamoci un 4600 FIFA Point. Voglio aprire due pacchetti Oro Premium per capire questa differenza mo di walkout. Si è cambiato. Sfaccim, si bello. Alzo che pa. Visto come fa bello sotto. Simpaticissima sta cosa. Tanto domani sera Halloween usciranno pack promo da 100k. Se usciranno, ne usciranno massimo due per account, non di più. Perché in questo momento non vogliono sballare il mercato con troppi pacchetti. Ladies round, penso che la prima tornata l'avremo non al Black Friday, ma l'avremo più avanti. Grande amore mio, ciao Sbaduk Simon. Vai, due pacchetti dedicati a Sbaduk Simon. Grande Cuore mio, chi t'ha lasciato sul non sunghi. Allora, pacchetto, ok, non fa walkout, però guardate la linea. Ah, ok, non è giocatore raro, quindi non possiamo vedere. La carta sembrava più grande, è arrivata più grande in faccia, o sbaglio? Se, sembrava che era arrivata più fa. Allora, devo stare un attimo sereno e tranquillo, aprire due pacchetti con tranquillità e guardarmeli tutti, pure se non esce il walkout, cioè pure se non esce il giocatore oro, perché mi è sembrata che la carta arrivasse più forte in faccia. Allora, non è raro. Sì. È più grande, ragazzi, la carta in faccia. Guardate. Fa un movimento in avanti. Hanno fatto la carta che ti viene addosso, visto? Questo non c'era prima. Prima la carta rimaneva là, nell'angolo, cioè indietro, capì? Quindi hanno fatto la carta che viene addosso e mi piace sta cosa. Bello, bello, bello. Vediamo un po' poi che altra novità hanno fatto. Se esce un giocatore raro, io voglio vedere il giocatore raro. Uscirà un giocatore raro? Uno in un pacco Oro Premium? Giocatore raro, niente. Ah, sì. Allora, partita da dietro e ha fatto così. Ok, allora.
iniziamo a fare l'ipotesi. Se parte da dietro, teoricamente non è Lavagna, ok? Se, allora può essere che magari se si illumina in vecchio modo, già l'ho capito, questo qua, se si illumina in vecchio modo è Lavagna, vedete? Se si illumina tutta quanta a cerchio, quindi prende tutto il cerchio all'improvviso, forse è Lavagna? Mamma, trova una Lavagna per capire. La troveremo una Lavagna? No, sempre da dietro che gira. E infatti, vedi, non è così. Però la carta viene in faccia sempre ed è più facile. Che figata, hanno cambiato i pacchetti. Ah, bellissimo. Se lo fanno ogni tanto negli aggiornamenti ci sta, è divertente come cosa. Anche se io penso che hanno preso i feedback e l'hanno aggiustato. Ci sta. Allora, fai vedere. Una Lavagna per capire. Per capire se cambia qualcosa o no quando esce la Lavagna. Dai, una Lavagna. Non ti chiediamo niente di strano. E io fa manco di quadro raro. Che belle casettoni. Grazie ragazzi, ma grazie a voi. Che belli che siete. Ieri sera abbiamo raggiunto i 50.000 su Twitch. In meno, cioè un mese e mezzo che stiamo lavorando sul canale Twitch. Stiamo streamando lì. Grazie di cuore a tutti, eh. Sempre così, e infatti non è Lavagna. Però, allora, per ora abbiamo capito che se parte da dietro e gira, non è Lavagna. A meno che non fa la stessa cosa quando è Lavagna. Ma se non ci esce una Lavagna, non lo capiremo né mo' né mai. Piez de merda. Non si illumina la Lavagna, dici? No, secondo me fa alla vecchia maniera. Si apre il cerchio tutto quanto insieme contemporaneamente. Fra, dedicami un altro pacchetto e trovi il top player. Andata, vai. Andata. Allora, dedichiamo il pacchetto a Sbaduk Simon. Tutto per te, vai. Fammi vedere sui top player, mo. Mo voglio vedere i top player. Sempre da dietro che gira e non parte Lavagna. Ya, facci un 83, porca trota. Che squadra? Dedicami un altro pacchetto e trovi il top player. Guarda, te ne ridedico un altro, Simon. Tutto per te, Simon, vai. Te ne ridedico un altro. No, non va. Oh, ma non la fa una Lavagna, eh. Cioè, hai trovato un 83 non raro. Non è Lavagna l'83 non raro, purtroppo. Deve essere raro per essere Lavagna, capi? Ma non ci fa vedere una Lavagna per sfizio, per capire com'è. No. Cioè pure qua è partito da dietro e ha girato. Stai sbabando come pazzi. Beh sì, mi sto azzeccando la sigaretta elettronica. Stevo pazziando. Grande Simon. Aspetta, tu stai pazziando. Guarda, facciamo il trucchetto. Esco, rientro. Rientro. Simon, te lo dedico. Guarda come esce mo. Con tre rientrate e uscite. Guardalo. Una Lavagna voglio vedere. Voglio vedere una Lavagna. Cioè, ma è possibile? Tutti questi FIFA Point non esce una Lavagna. Cioè, un mandandà di merda. Non è che ti sto chiedendo, mi devi fare Cristiano Ronaldo. Un mandandà. Uno Strotman. Escono sempre questi qua. Fammi uscire una Lavagna inutile. Oh, walk out! Thomas Müller. Ci ha fatto Simon, ci ha fatto walkout, che scemo che ci poteva fare, mannaggia. Però, me lo devo riguardare in live, perché c'ho un dubbio, me lo devo riguardare in live. No, la scritta era completa, ok, la scritta era completa. No, volevo... Sembrava come se la scritta fosse stata meno completa. Allora, vi faccio vedere qua, guarda, faccio vedere tramite cattura schermo. Questa è la live. Vedete? La scritta deve essere così. Quando esce la scritta così, sapete che è walkout. Prima del pacchetto, vedete? Poi si illumina, scende, fa sempre il giro e poi si apre, ok?
Che bello, faccio la live facendo vedere la mia live. Mettete un pollice in su. Boh, è un marzo. Allora, giù giù. Vabbè, Müller ci serve comunque per fare tre seghe, quindi non abbiamo trovato una pick intelligente. Meglio niente. Hai ragione, Simo. Guarda, back to back. Back to back funziona, guarda. Ma io volevo vedere la lavagna normale, capì? Cioè, mo sono... Vabbè, tanto apriremo un pack da 100k e troveremo la lavagna normale, quindi... Dopo lo vediamo sicuro stasera, il problema non c'è, basterà aprire un pacchetto da 100.000 e troviamo sicuro la lavagna normale. Però è una figata sto fatto di mettere... il nuovo metodo. Parte da dietro e non si apre lavagna. Io voglio capire se parte da dietro e si apre lavagna o no. Cioè, solo quello volevo capire. Quando fai il giro, il cerchio era più largo, facci caso Tony. Ah, oddio, guarda quanti giocatori sono usciti in questo pack. E la madonna. 3.400 crediti di giocatori. Guarda, 2.000 FIFA point, mi fermo e andiamo a fare le serie, perché non è che posso stare qua. Un altro walkout! Oh, Halloween! Vabbè, quindi sarà una cagate. Inglese, ATT, Watford, chi è questo? Danny! Oddio, come cazzo esce? Guardalo. Che cazzo di animazione sta avendo? Cioè, guarda il giocatore, che cosa sta facendo? Ah, ulula la luna. Ma è persa sta cosa, Ti saluto, Chiappariello. Ciao, Chiappariello. Vabbè. Può uscire un Cristiano Ronaldo doppione, no, eh? No, eh? Ok, quanto costa questo? Minchia, 20.000, e beh, 91 di velocità, 90 di tiro, finché non cambiano le stazze, Gesù Cristo questo qua, eh. Questo è molto buono per passarsi i crediti. Oddio, io sarei leggermente tentato a venderlo per farmi 20k coins, che però non servono a una cippa di niente, quindi... Me lo mando in squadra, buonanotte, dai. Nemmeno a me fa fare un USB-C, dovete fare 85 d'intesa, ragazzi. È quello il parametro che non si vede. Dovete fare 85 d'intesa. Se superate 85 d'intesa, la sfida ve la chiama. Non vi preoccupate. E manco lo fai. Però è vero, sto fatto è bellissimo, che ti butto la carta in faccia. È troppo bello. È troppo troppo bello. Allora, giù giù. Giù 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 giù. Giù. Ok. Hai visto, ci sono delle lucine attorno? No, non ci ho fatto caso, le lucine attorno. Nemmeno fa lavagna. Non me lo vuol far vedere sto lavagna com'è. Che dici, conviene fare Coke Scream? Secondo me sì, perché 83-84 sono due squadre che alla fine non costano assai. Diciamo, sì, costicchiano un po', però i pacchetti poi che ti dà di premio, un Mega e un giocatore Euro Prime, sono buoni come pack premio, oltre poi al giocatore. Quindi, secondo me, è una di quelle poche sfide che ne vale la pena. Guarda che ti dico. Vabbè, basta, mi è scocciato, andiamo a fare 3 seghe, mo. Ma se no stiamo fino a dopo domani. Mi raccomando ragazzi, un bel pollice in su se non siete ancora iscritti al canale. Iscrivetevi che è gratis. E soprattutto mi raccomando, seguitemi anche su Twitch, trovate il link in descrizione. Tra l'altro, per chi è della provincia di Napoli, quindi che conosce Pomigliano d'Arco, noi faremo un torneo a Pomigliano d'Arco l'11 novembre, domenica 11 novembre, al palazzetto dello sport di Pomigliano d'Arco. Ci sarò io a presentare l'evento. Sarà un torneo under 16, quindi un torneo amatoriale per under 16 e un torneo invece over 16 con premio 500 euro in denaro. Quindi se vi va di partecipare a questo torneo, se avete amici forti a giocare a FIFA e glielo volete far sapere, beh, è l'occasione giusta. Allora, qui abbiamo bisogno di 2 giocatori di Team of the Week. Tengo Pick Freud trovato nei pack, che lo diamo allegramente. Poi che abbiamo qui? Ho solo gli speciali, non ho altri if, assolutamente no, quindi lo dovremmo andare a comprare un altro if, non è un problema. Andiamo negli oro normali, vediamo un po' che giocatori posso dare per questa sfida. Allora abbiamo sicuramente Müller che posso mettere qua, e poi posso andare a prendere un Thiago e un Ribéry e li vado a pigliare subito. Quindi andiamo a prendere subito un Ribéry, Frank Ribéry, dovrebbe costare sui 13.000, vedi pure meno, pensa te, ottimo.
Tanto secondo me quest'anno è forte la Lazio. Guarda, non, guardo solo il Napoli, quindi non te lo so proprio dire, amico mio. Non te lo so proprio dire come gioca la Lazio, perché guardo solo il Napoli, veramente. Non lo so. Torneo su PlayStation, ragazzi. Quando scarto il giocatore vicino al prezzo, cioè credo sia PlayStation, però in descrizione trovate il link che vi porta all'evento di Facebook e soprattutto alla locandina, dove ci sono i numeri di telefono. Se siete della zona, perdetelo un secondo, date una telefonata normale, non è l'166, cioè perdetelo un secondo, fatela una telefonata e chiedete tutte le info ai ragazzi che organizzano. Io, tra virgolette, sono solo promoter di questo evento, ok? Sarò lì e sto in veste di promoter, quindi tutte queste domande dovreste farle più a loro che a me. Però non vi preoccupate, cioè io quel che so vi rispondo volentieri. Però è un bel evento a Pomigliano, quindi se siete della provincia di Napoli o della zona, cioè veramente pensate di parteciparci, perché è un bel torneo, ragazzi. Non è brutto assolutamente. Allora, un altro giocatore che stavo pensando di comprare era Martinez, così ho una tripla intesa, anche se è solo un 84, però sti cazzi, tanto io devo fare 85, quindi quanto costa l'84? No, però non può costare 5.000 un 84. Oh! E la Madonna, 7.2, lo prendo solo perché c'ho la doppia intesa e mi serve, quindi. Ok, allora andiamo un attimo a vedere, pure perché devo comprare uno speciale. Devo comprare uno speciale. A questo punto sto facendo Bundesliga. Vediamo un attimo gli if di Bundesliga. Chi sono? Un 82 almeno. Un 82 almeno. Allora facciamo così. Iniziamo a mettere 10.000 in su, perché almeno evitiamo di far uscire tutti troppi giocatori di Champions. Almeno escono solo gli if e i Monster. Sommer, però già ce l'ho. Questo qui costa un po' troppo. Quanto costa l'84 questo qua? 40, 30, 32. No, troppo. Hoffman è vecchio, quindi, cioè dei vecchi Team of the Week, quindi costerà troppo. 81 è troppo basso. Ci vorrebbe questo qua, 82, mi sa che è la soluzione migliore, dai. Sì, 14k alla fine ci sta tutto, dai. Allora, andiamo a mettere un attimo i giocatori squadra, così andiamo a vedere un attimo che abbiamo combinato e poi dopo magari mettiamo pure qualcun altro che tengo io. Allora, Ada lo metto qua, poi questo lo metto qua, questo lo metto qua, questo lo metto qua, ok. Ok, quindi fammi vedere un poco io di Bundesliga se ho qualcosa di buono. C'ho lui 83 che sicuramente lo vado a mettere qui, ma sicuro. E poi chi c'ho più? C'ho lui 84 che, anche se è fuori ruolo, comunque 84 è un buon overall, lo metto qua perché chiude le intese a sti due e soprattutto mi dà 7 a lui. Ora mi conviene andare a vedere un po' i giocatori alti che ho, che posso dare sempre. Vediamo un attimo. Naldo 86, sì, però aspetta, prima di sparare con gli 86, io voglio vedere con un po' di 84 che succede. Io in realtà quando faccio così, lo faccio per vedere l'overall, vedi? Vedi? Ecco, così vado male, quindi con gli 84 vado male. Sto pensando una cosa, aspetta, fammi riflettere. Io devo fare 75 di intesa, quindi un giocatore di ruolo mi serve. Se inizio a comprare, qui magari prendo... A prendere Sule, effettivamente potrei prendere Naldo. Naldo quanto costa? Naldo 86, andiamo a vedere un attimo. Se non costa troppo, lo compriamo. Naldo 86, quanto costa Naldo 86? 20.000 per un 86, diciamo che sono un po' troppi, però calcolando che un Bonucci, vedi, perché noi Bonucci per esempio a 21.000 lo troviamo, quindi a sto punto, anzi pure di meno, quindi a sto punto sai cosa faccio? Faccio così, guarda. Mi prendo un Leo Bonucci, mi prendo un Barzagli, e almeno mi faccio le triple intese, tanto alla fine devo fare 75, non fa niente che il portiere non prenda intesa, però mi faccio le triple e vaffanculo, no? Se prendo lui e poi ci metto dentro pure un Barzagli,
potrei poi andare a prendere o un Miranda, oppure se mi serve un 84, che Barzagli, vedi, costa assai, costa 5.000-6.000, quanto sta? 5.8, pensate. Ma no, non lo compra 5.8, però almeno fa tripla con Bonucci, capi? E tripla intesa è tanta roba. Ok. Potrei addirittura prenderci un Benatia, capi? Ci posso addirittura prendere un Benatia e lo faccio. Ok, allora fai così. Pensa un po', se metto Bonucci già sto 85, mettendo Barzagli, ecco qua. Ora, aspetta perché... no, sto riflettendo un attimo dove... oh, ah, però 10, cazzo. Allora potrei aumentare due punticini lì, oppure ce l'ho un po'... devo mettere Szczęsny e ho fatto. Metto Szczęsny e ho fatto, ce l'ho Szczęsny, eccolo. Ecco qua, e l'ho fatto. Ok, prima sfida fatta, ragazzi. Prima sfida fatta. Tra l'altro vorrei vedere una cosa, perché... ecco, no, vedi, se metto l'84 non vado. Ok, vai, prima sfida fatta. Mega pacchetto raro, tanta roba. Poi un'altra cosa che voglio fare è il pacchetto da 100.000, così ce le apriamo tutte e due. E poi, ragazzi, ci andiamo a completare 3 serie su Twitch. Come scelta, noi già avevamo pensato di fare in questo modo qua. Ve lo dico perché ieri ci abbiamo riflettuto parecchio su Twitch. Eravamo indecisi tra dare Szczęsny e Ochoa, o Kocha, scusate, e non sapevamo quale dei due dare. E alla fine abbiamo optato per dare Szczęsny, per dare Yashin. Che cazzo di Szczęsny? Per dare Yashin. E quindi in questa sfida qua andremo a dare Okocha. Okocha che fondamentalmente, ragazzi, non è male come giocatore, 5 stelle skill, molto divertente da usare. Veramente ve lo consiglio perché è divertente da usare. Però quella resistenza 72 fa sì che lo puoi utilizzare solo per mezza partita. Quindi giocatori, avere un'icona prime che puoi usare per mezza partita, ragazzi, è totalmente inutile. Alla fine ci ha giocato un po', ci siamo divertiti, però no, Gattuso non lo voglio dare, sapete perché? Perché Gattuso è l'unico che veramente sto utilizzando come riserva. Cioè Gattuso io lo faccio entrare nei 20 minuti finali e veramente, ragazzi, mi dà le migliori emozioni possibili, perché Gattuso è molto difensivo ed è tanta tanta roba. Allora, pollicione in su, dai, che ma perché mi dimentica sempre di mettere like? Lo so che è totalmente inutile mettere like, comunque siete in 5008, quindi comunque le feed arrivano e la gente entra nelle live, però mi raccomando, un bel pollicione in su fa sempre piacere. E soprattutto, ragazzi, ve lo dico già da ora, adesso ci andiamo ad aprire il pacchetto giocatori rari maxi, così almeno anche su YouTube resta qualcosa. Però mi raccomando, dopo andiamo a completare 3 seghe qui su Twitch. Vedete, cliccate su Twitch, ci andiamo a completare 3 seghe su questa pagina qua. Tra l'altro siamo a 50.300. Vi ricordo che se avete Amazon Prime, quindi se in casa vostro padre, vostra mamma comprate su Amazon, avete il servizio Amazon Prime, che ce l'hanno tutti praticamente quelli che usano Amazon, potete abbonarvi addirittura al canale gratis. Se ci fate caso, qua su YouTube, no, c'è l'abbonamento che si paga. Vedi, tu ci clicchi, abbonati, e si paga 5 euro al mese. Vedi, l'abbonamento ti dà le faccine e tutto quanto. Su Twitch, se avete Amazon Prime, è gratis questo abbonamento. Ciao Gianmarco Petrone, grazie mille, ti dedico il pacchetto. A te e a Simons che avete donato tantissimo. No, soprattutto a Simons che ha donato tantissimo, glielo dedico. Spengo la TV, così porta bene. Spengo la TV, anche se me lo volevo vedere come lo faceva il walkout. Ora, qui c'è il programmino aperto che vado ad abbassare. Qui c'ho tutto bloccato, qui ci siete voi, salutate. Come vedete, ragazzi, i moderatori vi danno anche loro il link. Quindi se non lo riuscite a prendere dalla descrizione, lo potete prendere anche dalla chat che vi danno i moderatori. Mi raccomando, passateci su Twitch perché stiamo facendo belle cose. 3, 2, 1, boom, pacchetto da 100.000. Ah, TV spenta, voi sapete cosa c'è? Io non so cosa c'è, quindi siete voi a saperlo per primo. Aiuto, esce Kona, mi incazzo. Ma tanto non esce Kona. Vediamo un po' la chat cosa mi dice. Tony Tenghi, Malucchi, i compagni miei. Ronaldo. Tutti Hazard, Messi, Ronaldo.
Messi, Ronaldo, raga, dite Pogba, Pogba, Ronaldo, Pogba, Ronaldo, Mertens, Icona, Hazard, Müller, Hazard, Ronaldo, Messi, Walkout, Kagawa, 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 Hazard, oddio, Ronaldo, Kagawa, no, beh, Kagawa no, no, vabbè, se ho trovato Kagawa, no, dai, no, Kagawa, no, dai, dai, no, no, voglio morire, Kagawa, e non ho manco visto l'animazione, guarda, mi aggiorno la live, voglio vedermi l'animazione adesso, no, proprio veramente, cioè, proprio una cosa mia, mo, Ma una cosa mia, mi devo vedere l'animazione. Mi devo vedere l'animazione. Guarda, la guardiamo insieme di nuovo. La devo vedere l'animazione. Allora, non esce Walkout. Ah, fa sempre così. Ok, pensavo che cambiasse, invece no. Fa sempre che parte da dietro e gira. Vabbè, Kagawa, speriamo almeno un Jesus vicino. No, ci potrebbe uscire un Godombiato 82, un Cancelo 81. Pensa un po' a sperare di trovare Cancelo. Allora, Gelson Martin che un tempo costava e adesso non più. Kagawa che tra l'altro non ho neanche. Bene. Vabbè. Questo qui che un tempo costava, adesso non vale una cippa di niente. Conquilino che non vale un cazzo. Guarda là, va. Cioè, dai, ma come si fa? Cioè, se, almeno 11.000 crediti. Però fai uscire 2-3 if. 2-3 if almeno. 2-3 if. Vabbè, siccome è stata una sfiga totale, andiamoci ad aprire il pack mega. Però ce lo andiamo ad aprire su Twitch. Quindi, ragazzi, ringrazio tutti voi che siete stati qua in questa mezz'oretta di live su YouTube. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Il link di Twitch lo trovate in descrizione. Saremo lì live fino all'una, non lo so. Quindi saremo tantissimo tempo in live. Ci andremo a provare 3 seghe, faremo un casino di cose. Quindi vi invito sempre a cliccare qui, Twitch Tony Tubo, e si aprirà questa pagina. Twitch è completamente gratis come sito, non vi preoccupate, non si paga niente. L'unica differenza con YouTube, vedete anche il link che vi danno i moderatori, potete venire. L'unica differenza che ha con YouTube è che ogni tanto parte una pubblicità, ogni 10 minuti, un quarto d'ora ci potrebbe stare uno spot pubblicitario che consente allo streamer di mettere il pane a tavola, cosa che invece YouTube non consente. Quindi se vi va di sostenermi, venite su Twitch come già hanno fatto 50.316 persone, manchi solo tu. Io vi aspetto tra un secondo su Twitch e che devo cambiare pure il titolo della live perché tengo ancora scritto compriamo ma che le lei. Quindi completiamo 3 seghe, completiamo 3 zeguet, completiamo 3 seghet e proviamolo in Rivals. Ok, aggiorna informazioni. Vi aspetto lì, ragazzi, su Twitch. Mi raccomando, passateci. Link in descrizione. Siete 6.000, sarebbe bello avervi tutti là. Da YouTube è tutto. Grazie mille per avermi seguito in diretta e buona serata.